Il bello e il cattivo tempo oggi arriva fino a Genzano di Roma, ospite a casa del maestro Vittorio Nocenzi, che ci parla del prossimo concerto del Banco e ci spiega un po' che cos'è il nuovo corso, diciamo, che viene dato al Banco, o comunque al progetto che non muore mai. Intanto il concerto è il 6 dicembre al Gran Teatro a Roma alle 21 la sera. È un evento unico, l'unico concerto che terremo nel 2014. È particolarmente denso, intenso, più di 2 ore e mezza di musica con molti ospiti, ma soprattutto tanta musica che vuole essere ancora una volta un abbraccio a Francesco e una ripartenza per il live, una risposta forte per i fan. Questo concerto è dedicato a tutti i fan che in questi mesi già sono stati assolutamente vicini, forti, ci hanno dato forza, ci hanno dato emozione, ci hanno dato passione. Allora noi saremo sul palco con questo intento. Ci saranno Angelo Branduardi, John De Leo, Cesario delle Storie Tese, ci sarà Maurizio Solieri, Giuseppe Cederna, il Banco nuovo e vecchio, vecchio intendo storico ovviamente. Storico. Quindi sarà un grande concerto, ci metteremo molta energia, molta passione. Ecco maestro, parlavamo dei fan. A un certo momento c'è stato una sorta di terrore tra i fan del Banco, come se si interrompesse qualcosa. Invece questo concerto ha proprio il preciso intento di far capire appunto che è un'idea che non muore mai, perché poi è questo quello che viene Ma è il titolo dell'ultimo lavoro, un'idea che non puoi infatti. fermare. È proprio questa concezione del Banco di fare musica agganciati alla realtà, al passato sì, ma soprattutto al futuro. Quindi la voglia di sperimentare, di andare avanti, di provare nuove direzioni, nuove dimensioni. Questa bella commistione fra i testi con le letture d'autore fatte da Toni Servillo, da Monio Vadia, da Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo sul disco diventeranno dal vivo interpretate ancora una volta da Giuseppe Cederna. Ci saranno momenti in cui i testi, i versi poetici si passeranno la mano con la musica. E poi c'è anche tutta una serie di novità musicali vere e proprie. Cioè, 4 strumenti a fiato, 2 trombe, un trombone, un sassofono, un percussionista splendido come Arnaldo Vacca, faranno in modo che questa musica venga interpretata in maniera amplificata. Ci sono tantissimi fan che vengono da tutta Italia per questo concerto e soprattutto, ecco, è la partenza, è la ripartenza da un punto che non abbiamo assolutamente scelto, che vogliamo mantenere. Come dire, in maniera trasformarlo in qualcosa di positivo. Io credo che Francesco, come coautore del repertorio del Banco insieme con me, resta forte come presenza, come significato, come persona, come grande artista a 360 gradi. Il Banco, vivendo e proseguendo a fare concerti, porterà con sé questa presenza vivissima, attiva. E credo che sia la maniera più bella per tenere fra noi e vicini a chi ci ama e ci segue un grande come Francesco Di Giacomo. E allora vogliamo ricordare ai nostri amici del blog che ci seguono il 6 dicembre. Gran Teatro Roma, ore 21, 2 ore e mezza di musica con tanta, tanta, tanta musica e tanti amici, tanti ospiti. Vi aspettiamo.